E per chi non se la sentisse di fare tutto questo sport, un'alternativa c'è. C'è qui con noi Alain Meseguet, maestro dell'alimentazione sana, naturopata, ma non solo, l'uomo che fa dimagrire tutte le celebrità, l'unico francese alla quale anche le italiane affidano volentieri la loro linea. Bienvenue, Monsieur. Fa chicchissimo avere Meseguet in trasmissione. Cioè, avrei pagato io, guarda, quasi quasi, per avere. Monsieur Meseguet ha detto però, cara Candida, mentre guardavamo il filmato, che fa male fare lo sport. Io sono d'accordissimo. No, non ho detto questo. Ho detto, quando si viene da me, faccio fare il meno possibile attività sportive, di tale modo che la gente si riposa, non mi fabbricano tonnellate di radicale libero, perché io cerco di disintossicare, e dunque se da una parte si intossica e io cerco di disintossicare, ci sono meno risultati. Ma quando tornano a casa, devono fare attività fisica. Ah, avevo capito male. Meseguet ha tantissimi VIP che segue, ne ha curati due veramente speciali. E una è Naomi Campbell. Sì, sì, la Naomi. Considero che questa signora è una delle più belle donne che ho visto in vita mia e a 65 anni ho visto tante belle donne. Ma una, non la Naomi Campbell, ma una uguale alla Naomi Campbell, entra così ed esce come? Cioè, più esce, più asciutta, perde comunque qualche chilo? Beh, io posso dire solo quello che era scritto sui giornali, tra l'altro sul suo. Che... Allora era verissimo certificato. La Naomi in una settimana aveva perso 3 kg, ma non era venuto per perdere i chili, ma hanno sempre qualcosa in più perché hanno delle tossine, delle cose di questo genere. Le tossine, per esempio, poi aiutano anche la bellezza della pelle, dei capelli, è vero? Assolutamente. Ma vengono anche persone molto stressate, come questo signore, che conosciamo tutti bene, ecco, Berlusconi, che anche lui è stato da lei, no? Spesso. È un appassionatissimo Berlusconi. Sì, basta di vedere alla sua età, dopo le malattie che lui ha dichiarato ufficialmente, io trovo che si porta molto bene. Ma è Berlusconi che dice a lei cosa deve fare o si fida in questo caso e lei dice deve mangiare questo, deve fare questo, fa tutto? Berlusconi, come le altre clienti, ma Berlusconi particolarmente, ha sempre rispettato tutte le regole. E devo aggiungere una cosa. Ma mi dico una cosa. Ma con chi viene Berlusconi? E me devo fare un po' di gossip. Non era scritto sui giornali. No, viene, no, è sempre venuto. E allora ce lo dica lei, se non era sui giornali. È sempre venuto, sì? Con o sua moglie, Veronica, o da solo. Se Naomi Campbell perde 3 kg Berlusconi, quanti ne perde quando viene? Non mi ricordo. Ah, ma lei... non era scritto su ma su, è stata giornale. La signora... Non essendo stata... truccato, perderà un po', perché ce l'ho pesa. Canino, ma per favore, è stata la signora Veronica a portare Berlusconi da lei o Berlusconi a portare la moglie? Chi è venuto per primo? È venuto Berlusconi per primo. Tanto più di tanto non ti dice, lo so che non ti dice perché ha il segreto professionale. Senti, non è che a fine giornata quando c'è lui c'è la picella che suona la sera, che farebbe da depurativo quello, lassativo, è un lassativo. Ma no, ma canino, ma insomma. È un lassativo se ci fosse la picella. Non lo so, mi hanno detto che era... C'era anche lui lì. No. Meno male, bene, allora possiamo venire tranquilli. Io vorrei farle vedere un'altra foto di un personaggio che non credo sia venuto da lei, ma Barbara D'Urso, una splendida cinquantenne. Molto che, bene. Beh, come si fa a 50 anni, non lo dico per me perché io ne ho quasi 20, ma per chi magari arriverà a 50, a mantenerci? Sono dei segreti al di là di tutte queste terapie, eccetera, per mantenersi così? Il segreto è di prendere cura di sé, di cercare con l'alimentazione di non peggiorare la situazione, con attività fisica di mantenere il corpo e poi... Quindi anche se non si fa tutto lo sport della degrené che abbiamo visto prima, almeno un po' bisogna sacrificarsi nella quotidianità. Io vorrei vedere quelle che fanno molto sport e che hanno 25-30 anni come saranno a 55-60 anni. Ecco, diciamoglielo. Merci beaucoup, monsieur Alain Meseguet. Merci. Grazie a voi. Io vivrei a casa di Meseguet. Adesso un'altra bellissima donna che ha intervistato la nostra Candida Morvillo, tra poco Pamela Prati.